Niente carri allegorici e fiori in viaggio a Rocca di Mezzo per la 75esima edizione della Festa del Narciso, ma una festa che ci sarà comunque e sarà celebrata in forma digitale, per non perdere in tempi di Covid una tradizione che si ripete nell'altopiano delle Rocche da oltre 70 anni e che ha sempre attirato moltissimi turisti negli anni, facendo conoscere il fiore tipico della zona in tutto il mondo. L'appuntamento di quest'anno è domani dalle 15.30 sulle pagine Facebook della Festa del Narciso e della Proloco di Rocca di Mezzo, con un'edizione online che vedrà protagonisti ancora una volta i balconi fioriti, idea nata nel 2019 e fatta propria ancora di più in pandemia. 75esima edizione della Festa del Narciso Rocca di Mezzo. La Festa del Narciso è una di quelle manifestazioni che non si è fermata nell'ultimo anno e mezzo, ha cambiato forma. Anche quest'anno saranno presenti i balconi fioriti, quell'antica tradizione già riscoperta nel 2019 insieme all'associazione Monti Naviganti. In anteprima vi mostriamo il piccolo volume che abbiamo creato lo scorso anno, già da oggi disponibile nei nostri uffici e nel nostro punto informazioni. La sorpresa di quest'anno è la realizzazione di un unico carro realizzato in più pezzi da più gruppi che fanno parte del gruppo storico dei costruttori della Festa del Narciso. Sarà un'edizione esclusivamente online. Noi vi diamo appuntamento domenica 30 maggio alle ore 15.30 sulla pagina ufficiale della Festa del Narciso. Parteciperà per la prima volta anche una classe della scuola dell'infanzia dell'Istituto Comprensivo Rocca di Mezzo San Demetrio. La novità di quest'anno è che ci sarà un unico carro, una scacchiera con 6 pedine, a rappresentare le varie sfaccettature dell'arte posto nella piazza principale.